ragazzi, benvenuti alla vita in questo nuovo episodio di Farming Simulator, stavolta Platinum Edition. Finalmente è uscito un nuovo DLC e oggi cominceremo la serie sulla mappa Estancia Palacio. Spero di averlo detto bene, ma ovviamente è molto difficile. Comunque un piccolo spoiler nel frattempo, ragazzi, ecco la model farm che sta arrivando, quindi presto arriverà anche una serie su questa serie in multiplayer. Vediamo che cosa riusciamo a fare, ma è ovvio che oggi incominciamo questa. Andremo a vedere un po' questa mappa ambientata nel Sud America e vediamo quali saranno le nuove coltivazioni e i nuovi aspetti di questo nuovo farm. Ci metto solo questi qua originali di farming e basta. Ovviamente la platinum che non si può neanche deselezionare. E facciamo inizio, vai. Eccoci qua, quella credo proprio che sia la nostra casa. Non so, effettivamente su farming non c'è mai stato un ambiente vivibile. Ma no, è chiuso. Aspetta, apri. Oh, ragazzi, finalmente abbiamo una nostra casa. È fantastico. Aspetta, ho visto un altro comando o sbaglio? Mi era comparso qualcosa? Sbaglio. Va bene, sali le scale, vai. Anzi, questa qui dovrebbe essere casa nostra. Guardate tutte le porte che si possono aprire. Magari mi faccio anche un pisolino. No. Vediamo se ci sono altre cose possibili. Allora, il bagno. Vabbè ragazzi, datemi un attimo. Ah. Ovviamente ci dobbiamo pur lavare le mani, o sbaglio? Va bene, non ci sono altri comandi tipo aprire le finestre. Si vede la nostra piscina. Ah cavolo, siamo dei contadini che poi così male non se la passano. Si può aprire qui? Vai, ok, andiamo a vedere fuori al balcone cosa c'è. Ah, posso aprire anche questa di qua? Vai, fantastico. Cos'è questa zona? Bello, bello, mi piace anche così sta casa, è bella sta casa. Guardate. Ehi, da qui posso comandare i contadini. Ehi, non scendo neanche da casa. Lampadario. Chissà se di notte si accende tutto. Mamma mia, potrebbe essere una bella figata. Apri anche qui. Altra stanza da letto. Ventilatore, sì, perché in Spagna fa caldo o no? Ma in teoria dipende. Se è estate è ovvio che fa caldo. Qui frutta a volontà. Uno studio. Uno studio perché sono un contadino decisamente colto, perciò comunque mi devo continuare ad acculturarmi. Altro bagno. Ragazzi, beh, ormai l'ho già fatta, non c'è bisogno che ci vado di nuovo. Ma mi posso per caso buttare giù? Sì, yeah, butto giù. Apriamo. Vai, TV, divano. Bello, 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 bellissimo. Oh, ma è bellissimo sto fatto della casa, io non lo sapevo ragazzi, non l'ho mai provata. Troppo pesante. Vabbè, la carriola con la terra è ancora troppo pesante. Acqua che sembra finta, perché cioè non scende neanche di livello. Se sto fermo non saltella neanche. Cioè non si muove, quindi è finta questa acqua. Sì. Vabbè, non fa niente comunque, non è che è importante. Barbecue, ragazzi, se volete un po'. Vabbè, ma è troppo, tutto troppo pesante. Ma mi dà il simbolo dalla manina. Ah, ma se attivo la Creator Tools di regola. Oh, garage. Aspettate. Vediamo se si può aprire qualche. Oh, ragazzi. Io ho il garage. Parcheggeremo finalmente le nostre macchine, i nostri mezzi. Partiamo con la macchina e andiamo a farci un giro. Sì, vabbè, oggi ci facciamo un giro di prove. Vediamo che cosa riusciamo a fare o no. Allora, questo mezzo. Ma io dico che facciamo prima con il tab. Quello che... Ah ok, è una macchina. Pensavo fosse un treno. Ma questo è un nuovo mezzo e non so davvero a che cosa serve. Di regola nel negozio me lo dovrebbe spiegare. Allora, raccolta della canapa da zucchero. Ok, credo che sia proprio lui già. Lane. Cosa fa? Cos'è questo? Sono piantine, fertilizzante, che cos'è? Ah, io direi di salirci sopra e vediamo che cosa riusciamo a fare. Sali. Allora, sto portando, secondo me sono semi di canapa da zucchero. Da canna da zucchero. Proviamo a vedere. Tanto VB parte subito. Io dico che sto seminando qualche cosa. Io dico di sì. Facciamo esci. Allora, fase di crescita. Allora, là c'è scritto già coltivato, c'è scritto dove sono io. E io che sto a fare?
mi è tutto. Buonanotte, facciamo un altro pezzo per capire meglio. Che sto a fare io? Allora, sto lasciando qualcosa nel terreno e su questo non c'è dubbio. Ok, va bene. Stava scritto mi è tutto, io dico che è stato già raccolto e io sto riseminando qualche cosa. Questo mi sembra un viola, tipo questo, mi è tutto. Ma com'è possibile? Qua c'è scritto coltivato, io sto mietendo? Impossibile. Impossibile, ragazzi. Non è che sto facendo qualche danno, però è strano, cioè me l'hanno messo loro il coso qua. Buh, ragazzi, non lo so. Io vado avanti, boh. Anzi, ci metto l'operaio. Vediamo lui che vuol fare. Mamma mia, no, aspetta, no, l'operaio è carissimo, è più che carissimo sto operaio. Aspetta, prima continuiamo a vedere cosa c'è nella mappa e poi vediamo di continuare. Oh, il treno, guardate che figata sto treno. C'è la ventola. Bel treno stile antico. Bello, mi piace. Inoltre ha solo... quanti vagoni c'ha? Ah ok, sono sempre tre come nell'altra, come nelle altre mappe originali. Bello, bello, mi piace. Ci facciamo un giro col treno oggi, dai. Metto anche il cruise control, così va da solo. Ok, qui c'è un punto per raccogliere legna o per venderla, non lo so. Boh, non lo so, non vedo nessun trigger a terra, niente di particolare, almeno nessun marker. Non voglio attivare l'F5 così ci godiamo al meglio questo scenario. Treno, ok. Mi dà degli scatti, non so perché, forse deve caricare ancora la mappa. Però ogni tanto mi dà degli scatti. Quello cos'è allora? Siamo vicino al campo 17. Campo 17 è... vediamo, campo 17... mi sembrava mais, sì, infatti è mais. Questo cos'è? Questo è un barbabietole. Stradine, vedete che portano in giro. Ah, quello era un punto vendita, non l'ho visto, ma comunque lo vedo dalla mappa e mi sembra in lontananza un bel punto vendita. Quello cos'è? Altro mais, vediamo. No, questo è verde, verde colza, ok. Trinci, oh, aspettate, no, questa cosa la voglio vedere. Andiamo un po' più veloce con l'omino. No, non ho messo la creator tools, vabbè, dai, fa niente. Allora, questa che è? Qualche tipo orzo o frumento. Questo non lo so, ci saliamo dentro così. Sembra uno ship mezzo ingabbiato se vado lì dentro. Va bene. Ok, guardate, tutto è stato ritexturizzato, tutto mezzo arrugginito. Bello, bello sta cosa. Allora. Vabbè, trincea belle. Niente di particolare, a parte questa eccezione, anche la eccezione è stata cambiata. Sì, è stato cambiato un po' tutto. Vabbè, questi veicoli ovviamente non sono i miei, non li posso toccare. Cioè, nel senso, non li posso utilizzare. Guardate, sono stati implementati veicoli di questa zona. Cioè, non ci sono gli stessi veicoli che troviamo nelle altre mappe originali. Vabbè, dai, continuiamo col giro. Oh, aspettate. Ero salito sulla trebbia. Ma... trebbiamo anche qui? Sì, dai, non c'è la X. Ah, ok, questo non si dispiega, va bene. Va bene così, vai. La paglia me la fai? Sì. Vabbè, tanto io la paglia ho l'abitudine di farla sempre. O ho il macchinario per raccoglierla, o no, io la faccio sempre perché... oh sì, al massimo tanto la posso coltivare, la cancello, non c'è nessun problema. Va bene, guardiamo un po'. Questa trebbia nuova. Nuova per modo di dire, cioè. Vai avanti da solo qui. Nuova per modo di dire, però comunque diciamo che noi non l'abbiamo mai vista, è ovvio. Però bella. Ovviamente funzioni particolari non credo proprio che ci siano. Cioè non so neanche si deve dispiegare sta trebbia, quindi boh. Ah, al serbatoio interno, cioè non si vede. Non si vede. Aspettate però io prima avevo visto. Ma perché mi scatta? Io non lo so, perché mi scatta? Lì dentro, credo, vedete quel cerchietto? Dovrebbe essere un vetro. Ah, un attimo che faccio la manovra, eh. Ok.
pagina sola. Lì dentro, quel vetro ci dovrebbe indicare il livello di ciò che abbiamo raccolto. Vabbè, a parte che ce lo dice dalle informazioni in basso a destra, però boh, non lo so. Io direi di mettere l'operaio qui lo mettiamo l'operaio, sennò... Ah, vedete, ma questo operaio qua... Ah, forse ho capito perché quell'altro era carissimo. Molto probabilmente comprava anche quella cosa che stava a seminare. Trattorino nuovo, perché non mi ricordo che in farming c'era questo qui. Bello. Ah, a proposito di questo trattorino, un po' di settimane fa ho fatto un video in cui inquadro proprio lui. Inquadro proprio lui, quindi ragazzi, se volete vedere la fiera a Bari, in descrizione vi lascio il link del video dove c'è proprio lui. Sì, proprio lui, magari lo vedete un po' meglio. Compare per pochissimo, non, ovviamente c'erano tanti mezzi, quindi ho dovuto fare veloce. Ho dovuto mettere tantissimi mezzi in poco tempo, però vabbè. Oh, non mi viene da su, piano. A me tanto lui ancora non è pieno. Era neanche al 50% quando l'ho lasciato io. Continuiamo con i mezzi, altra marca nuova, ST Max sarebbe, vediamo se nello shop mi dà il nome completo, che dato sicuro non lo so pronunciare, ovvio. Allora, ecco qui gli Star. Ah sì, è vero, nel trailer gli ha detto che c'erano gli Star. ST sta per Star Max 105. Facciamoli abusivi, passiamo da qua. No, non posso farlo abusivo perché c'è la recinzione. Questo trattore, con questo trattore cosa ci faccio? Boh, non lo so neanch'io. Questo coso che per caso serve a trinciare? Sicuramente. E trincio che cosa? Ancora non ho seminato niente. Allora, ho il campo 1, 2 e il 14 ne ho altri per caso. No, vediamo un attimo nel campo 2 che cosa c'è. Allora, nel campo... Questo qui lo sta raccogliendo. Nel campo 2 non c'è assolutamente niente. Nel campo 14 sto seminando canna da zucchero. Ok. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio vedrò di continuare a seminare la canapa un po' off camera, un po' con voi, e magari riusciamo anche a trinciarla con questo mezzo. Sì, credo proprio che lui serve per trinciare la canapa, Va bene dai ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e ci vediamo nel secondo episodio. Quindi, da vita tutto, ciao!